Buongiorno da TG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, come di consueto in contemporanea streaming sul nostro sito internet www.tvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ATV. In primo piano il maltempo che sta sferzando, in particolare a causa del vento forte, soprattutto l'entroterra della regione, ed è un po' quello che era già stato preventivato nella giornata di ieri con l'emissione dell'allerta meteo da parte della Protezione Civile delle Marche. Ci sono infatti raffiche di vento anche fino a 90 km, come abbiamo detto, in particolare sulle zone interne, con decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per piante, rami e alberi a terra. La situazione più critica nella zona del cratere sismico maceratese, a Camerino, Visso, Fiastra, nelle strade extraurbane, nel centro storico di Camerino in particolare, per tegole e pezzi di cornicione che sono caduti. Non ci sono però dei problemi di circolazione. Nella mattinata di ieri ha fatto invece la sua comparsa addirittura una prima spolverata di neve sui Sibillini, in particolare a Frontignano di Ussita, in provincia di Macerata. La pagina ora della cronaca con fortunatamente una ragazza che è salva per miracolo, sebbene cadendo sui binari alla stazione di Ancona è stata travolta dal treno. Tutto questo è successo nel pomeriggio di ieri alla stazione centrale di Ancona. Miracolata una ventenne della zona di Loreto, che è stata portata in ospedale in codice rosso. La giovane è caduta mentre stava arrivando il convoglio da Bologna, ma l'andatura lenta del treno e i riflessi del macchinista hanno fatto in modo che l'investimento non finisse in tragedia. Sul posto Polfer e 118, la ragazza è rimasta sempre cosciente e se l'è cavata con qualche escoriazione. Cause della caduta in corso di accertamento. Dalla stazione di Ancona all'aeroporto internazionale di Ancona, con le note vicende, quelle legate alla querela tra Aero Italia e ATIM, con la Regione Marche che attraverso le parole del presidente Francesco Acquaroli puntualizza come comunque siano cresciuti i collegamenti e i voli non soltanto giornalieri ma settimanali in partenza appunto dal Sanzio. Sentiamo. Con i voli di continuità, dal 1 ottobre abbiamo aggiunto ad Ancona 5 voli giornalieri che, moltiplicati per tutti i giorni della settimana, comportano, cioè con una piccola variazione la domenica, oltre 30 voli settimanali. I voli per Barcellona, Vienna e Bucarest erano 6 voli settimanali. Ora, io penso che il messaggio che debba passare è il messaggio più giusto, quello che si è unilateralmente deciso di ridimensionare alcuni di questi voli. Poi abbiamo visto che Barcellona è stata reinserita nelle rotte che partiranno da Ancona, e credo che questo è un dato di fatto, cioè nell'arco di una settimana è successo tutto e il contrario di tutto. Allora vediamo che credo che bisogna dare la giusta importanza alle valutazioni che noi andiamo a compiere, ma soprattutto dobbiamo valutare complessivamente. Quest'anno c'è stato un aumento in percentuali importanti dei passeggeri sul nostro aeroporto, un aumento importante che non deriva da una sola compagnia ma dall'interesse di tante compagnie, a cui si aggiungono quelli che più di tutti interessano la regione, che sono i voli di continuità, che nessuno mette in discussione e in dubbio, perché c'è stata una gara di natura pubblica, c'è ENAC, c'è il Ministero, c'è la regione, ci sono fondi pubblici. Ecco, io dico che bisogna continuare in questa direzione e soprattutto che dobbiamo guardare i risultati. Non è possibile immaginare in un anno e mezzo, quello dopo la pandemia, un aeroporto che potesse scalare le graduatorie nazionali ed europee, però ci stiamo attestando su numeri importanti e soprattutto un trend in crescita. Quando parliamo dei voli per Barcellona, Bucarest e Vienna, tra l'altro dico Barcellona è stato reinserito, di 6 voli settimanali. Se non consideriamo Barcellona, di 4 voli settimanali, su un numero di voli che è molto più ampio e che credo debba inorgoglire tutti i marchigiani. L'avventura ora di Daniele Pannarella, 2 anni in bici per Emergency, ieri il ritorno a casa. Tutto.
Torna a casa dopo 2 anni e 2 giorni e un'immensa avventura in bicicletta. Da Ancona a Caponord in Norvegia e poi il giro dell'Europa passando per l'Ucraina ferita dalla guerra e ancora i Balcani. Al monumento del passetto di Ancona la festa per il ritorno di Daniele Panarella e gli abbracci di chi in questi 2 anni lo ha seguito tramite la pagina social. Un viaggio avventuroso di quelli che sogni da bambino, progettato e vissuto dopo la laurea in fisica. Il momento più difficile? Energia zero, pioveva in Moldova, non smetteva mai, era freddo, -1, -2, -3, e non mi riprendevo, poi arrivo a Bucarest dopo una settimana, vado in ospedale con 40 di febbre a 1 di notte, hai la polmonite, che bello, e per fortuna trovo qualcuno che mi ospita per 2 settimane, quindi è passata e poi sono ripartito. Scopo del viaggio, la raccolta fondi per Emergency. Per sé Daniele ha speso appena 2 euro al giorno. Abbiamo raccolto quasi 6.000 euro e li ho donati interamente ad Emergency, non ho tenuto niente. E sono stato contento. Poi li sono andati a trovare in Moldova, dove loro avevano un centro per i rifugiati ucraini e ho conosciuto la loro realtà, sono stato molto contento. Nella pagina Facebook istantanee di meraviglia, tramonti, frontiere e soprattutto persone, volti, incontri. Ma sai che forse io non ho mai chiesto di essere ospitato? Io ho chiesto al massimo l'acqua. E poi ci sono dei popoli meravigliosi, delle persone meravigliose che al posto dell'acqua mi davano la cena e al posto del giardino mi davano il letto. Poi il fronte della guerra. Appena sono arrivato ad Odessa dopo 27 trincee militari, Kalashnikov e tutto, arrivo ad Odessa, mi fermo per guardare le indicazioni, si ferma uno: ehi tu, da dove vieni? L'Italia, vuoi un pezzo di pane? Questa è l'ospitalità dei popoli dell'est Europa. Anche se sono in guerra, appena arriva uno straniero, un viaggiatore, gli offrono qualcosa. Poi quando ripartivo da Odessa, un tipo che sotto i bombardamenti, sempre allarme bombardamento c'era: ah, do che fai? Dove vai? Se vuoi puoi stare a casa mia, mi racconti la tua storia. Io dovevo andare, quindi ci andrò un'altra volta. Lo sport ora con la Serie B, ieri la sconfitta dell'Ascoli a Bari per 1-0, il commento post partita di mister Viali. L'episodio del gol, penso solo quello, che fino a lì il Bari penso non avesse mai tirato in porta, veramente pochissimo pericoloso, e noi invece un paio nel primo tempo, clamorosa all'inizio del secondo tempo, quella a tu per tu con Rodriguez, col portiere, e quindi sono molto, molto arrabbiato per questo risultato, molto rispetto alla prestazione, però se ci capita... Ci è già capitato, ci è recapitato, vuol dire che dobbiamo assolutamente fare un salto di qualità sotto aspetto della gestione della partita, anche perché l'occasione del gol del Bari abbiamo avuto tutto il tempo di raddrizzarla, nel senso che con quei 60 metri di corsa potevamo metterci una toppa, non siamo stati bravi in quello e c'è grandissimo rammarico, anche perché nonostante questo poi dopo lo svantaggio abbiamo continuato più o meno la stessa partita, abbiamo provato a raddrizzarla. Dobbiamo sicuramente migliorare. Sì, siamo di qua con quell'idea, è normale che i tifosi vogliono di più perché la classifica, i tifosi sicuramente meritano una classifica diversa, questo è naturale. Vuoi per storia, mi dicevi tu rispetto all'anniversario, per blasone, ma anche per le prestazioni fornite, sicuramente abbiamo lasciato troppi punti in giro. Prima della partita io cerco sempre di evitare diciamo così alibi ai ragazzi rispetto alle defezioni. Oggi chiaramente quando è andato già poco abbiamo dovuto cambiare un po' anche strategicamente la partita, però non voglio che passi il messaggio che abbiamo perso la partita perché ho dovuto cambiare situazione dall'11esimo al 79esimo, all'80esimo, non abbiamo concesso nulla al Bari. La pagina invece del basket con la sconfitta, quella di ieri sera della Carpegna Prosciutto Pesaro alla Vitri Frigo Arena contro la Gevi Napoli, che si impone con il finale di 77-97 tra i fischi dei tifosi di casa, perché servivano conferme dopo la clamorosa vittoria di Milano. È arrivata invece una debacle da parte della VL che sprofonda sotto i colpi della Gevi Napoli, per l'appunto una partita
partita che ha vissuto di equilibrio nella prima parte, ma poi Napoli ha piazzato i suoi colpi fino a prendere il largo, arrivando dunque a chiudere a referto con il vantaggio di 20 punti, con Pesaro che è sprofondata anche fino al meno 24 sulla 69 a 93, chiedo scusa, quindi sconfitta per la VL in casa contro Napoli 77 a 97. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.etvmarche.it, sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi, e ancora buona domenica.